la senti questa voce. Chi canta l'amore, la maglia e l'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Orgoglio Barese su L'Altra Radio. Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima puntata di Tanto non capirai, Orgoglio Barese in radio. Un caloroso saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Parte oggi questo nuovo appuntamento interamente dedicato al Bari. Tutte le mattine, da lunedì al venerdì, vi daremo il buongiorno rigorosamente in bianco-rosso. La nostra trasmissione nasce dalla collaborazione tra orgogliobarese.it, il sito punto di riferimento dei tifosi del Bari, e l'altra radio, la radio dei baresi. Insomma, il connubio perfetto. Ogni giorno avremo ospiti, interviste, rassegna stampa e naturalmente la voce dei tifosi per iniziare al meglio la giornata con il Bari e conoscere prima di tutti le notizie e le indiscrezioni sui galletti. Vi ricordo che questa è una trasmissione 2.0 perché si avvale delle più moderne tecnologie e consente a tutti noi di poter realizzare il programma grazie a dei collegamenti via Skype. E proprio in collegamento via Skype c'è Luca Deleteris, membro dello staff di Orgoglio Barese, conosciuto dai tifosi per le sue precise disamine tecniche e le interviste che in questi ultimi mesi ha realizzato in maniera molto puntuale e precisa ai vari agenti e protagonisti che ruotano attorno al pianeta Bari. Io saluto Luca. Ciao Luca, buongiorno e benvenuto. Ciao Nicola, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori e a tutti i tifosi del Bari che ci seguono. Bene, partiamo subito. Ieri una partita che, come detto da molti, rimarrà probabilmente nella storia, perché il Bari ci ha veramente entusiasmato, ci ha trasmesso veramente tante emozioni. Vi ricordo che potete chiamarci in diretta componendo il numero 080 52 40 424. Ripeto, potete chiamarci al numero 080 52 40 424. Dicevamo, ieri al San Nicola il Bari ha debuttato in campionato affrontando lo Spezzo di Bielica, una partita che a un certo punto sembrava chiusa perché il Bari, in inferiorità numerica per l'espulsione, tra l'altro giusta, di Cesare, ha dovuto affrontare la squadra ligure per tutto il secondo tempo in 10, squadra di Bielica che ha dimostrato di avere ottime qualità sia dal punto di vista del gioco ma anche dal punto di vista dei singoli. E lì il Bari, che non ti aspetti, che riesce a reagire in inferiorità numerica, riesce a pareggiare, addirittura a vincere grazie a un De Luca veramente stratosferico, assolutamente il migliore in campo. A tal proposito, come facciamo ormai da parecchio tempo, sul forum di Orgoglio Barese abbiamo lanciato un sondaggio dedicato ai migliori in campo della gara tra biancorossi e liguri. Luca, puoi dirci al momento chi sono i più votati? Sì, assolutamente Nicola, come dicevi tu, anche i nostri tifosi hanno votato Giuseppe De Luca come assoluto migliore in campo della partita di ieri, seguito a ruota da Riccardo Maniero, che anche lui ha fatto una prova importante realizzando due reti. Poi abbiamo Valiani, che a centrocampo ha dimostrato di essere un giocatore davvero importante per la cadetteria, abbinando qualità e quantità in un centrocampo che adesso sembra davvero non poter più rinunciare al 34enne ex Parma e Bologna. Però De Luca è assolutamente il migliore in campo, per non soltanto per i gol ma per la prova e l'impegno messo in campo durante la gara di ieri, Nicola. Sì, grazie Luca. Intanto ci sono anche dei commenti, il topic dedicato alla partita ha raggiunto 8 pagine, tantissimi commenti, ne leggo giusto qualcuno. C'è Chicco che invece sottolinea la partita, l'ottima partita di Defendi, un 8 a tutta la squadra e al mister, dice Chicco. Oggi ha saputo mettere bene in campo la squadra, specie dopo l'espulsione. Quest'anno il gruppo c'è. Io penso che Chicco abbia lanciato dei segnali importanti, perché dopo quello che si è visto l'anno scorso ci sono forse ancora dei dubbi sul tecnico Davide Nicola. Invece ieri il mister ha dimostrato di saper leggere la partita, di saper anche azzeccare le sostituzioni, quindi assolutamente si è visto un buon Bari anche da questo punto di vista. E sottolineiamo anche un gruppo che sembra unito. Vado qui a rimarcare quello che è successo al momento della sostituzione di Gemiti. In pratica doveva entrare Rosina, il Bari era in inferiorità numerica, si stava soffrendo, Rosina si è accomodato in panchina e ha dato il via al cambio, che ha visto subentrare l'ex terzino del Livorno. Quindi questo fa
insomma, denota un gruppo unito che mette prima i risultati rispetto alle giocate del singolo. Ma vediamo come la partita è stata vista, è stata anche vissuta dal numero uno del Bari, dal patron Gianluca Paparesta. Ieri il presidente era presente alla festa della focaccia che si è tenuta a Bari, e la nostra Caterina Di Lerni ha intercettato il presidente del Bari per chiedere come ha vissuto questa partita, le emozioni che ha provato, in questa intervista che il buon Fabio ora manda in onda. Presidente, una partita sofferta, 4-3 maturato in 10 contro 11 per quasi tutta la gara. Non eravamo 10 contro 11, eravamo 26.000 contro 11, perché c'erano più o meno tra i 23 e 25 mila persone, c'è stato un pubblico eccezionale, una squadra che ha risposto anche in maniera veramente forte alle difficoltà, e quindi siamo contenti perché è questo quello che desideravamo e si è realizzato già dalla prima giornata. Era importante partire con una vittoria e maturata con una grande prova di carattere. Una grande prova di carattere, sono contento per i ragazzi, sono contento per il mister, per il direttore che è arrivato in grande silenzio, ha realizzato una gran bella squadra, e adesso dobbiamo dare però continuità, sempre rimanendo con i piedi per terra. Abbiamo fatto solo una partita, ne mancheranno ancora 41, quindi è lunghissimo il percorso. A un certo punto quest'estate sembrava esserci meno entusiasmo dei tifosi nei confronti del Bari, poi alla fine della campagna acquisti, oggi anche questa vittoria sarà un segnale importante. Ma perché i tifosi devono sapere e sapranno che il loro presidente, finché ci sarà, cercherà di fare il massimo con enormi sacrifici per poter dare a questa squadra, a questa città, un palcoscenico che merita e che la nostra tifoseria merita. Per questo loro non si faranno attendere, sono sicuro che quest'anno riusciremo, quando prima di chiudere la campagna abbonamenti, a battere il record dello scorso anno. Obiettivi, so che dopo l'anno scorso si va più con i piedi di piombo, però diciamo un obiettivo, il minimo, ecco. Cercare di fare un'ottima gara, un ottimo risultato sabato a Vicenza e poi sabato in casa col Pescara. Beh, un presidente Paparesta visibilmente emozionato, ieri spesso veniva inquadrato dalle telecamere di Sky, lui che è assolutamente il primo tifoso del Bari, ha sofferto forse anche più di noi, perché il Bari ieri veramente ci ha regalato emozioni uniche. E tornando ai commenti dei tifosi su Orgoglio Barese, c'è un commento che vorrei leggere di Warlike 81 che dice: l'anno scorso avremmo perso 5-2, questa squadra ha gli attributi. Di Cesare prima dell'espulsione sicuramente tra i migliori lì dietro, Vagliani quantità e qualità, Porcari del grosso di un'altra categoria, Sabelli stratosferico contro una delle migliori ale della Serie B, ma forse anche della A, De Luca e Maniero super, l'unico neo Sansone, ancora non in forma ma emergerà alla distanza. Ecco, proprio su questo volevo interpellare Luca. Sicuramente tante note positive ieri, probabilmente Sansone non ha convinto più di tanto, anche se ha dato il via all'azione che ha portato al secondo gol di De Luca con un pregevole assist che ha liberato del grosso, bravo poi a servire De Luca per il colpo di testa vincente. Però un Sansone che probabilmente non è ancora quel giocatore che i tifosi del Bari si aspettano. Cosa ne pensi, Luca? Sì, assolutamente Nicola, sono d'accordo con il nostro amico, anche se, come dicevi tu, Sansone ha dimostrato di essere un giocatore importante in questi anni, e anche nell'occasione dell'assist della palla servita del grosso ha dimostrato davvero di poter fare la differenza in Serie B. Certo, la condizione non è ancora al massimo per Sansone, e lo ha dimostrato anche nel precampionato, però sicuramente un giocatore, Sansone, che alla lunga potrà davvero dire la sua in questo Bari e fare la differenza nella squadra di mister Nicola. Intanto c'è un commento bellissimo che volevo leggere dell'utente Red Spad, si firma così, che dice: partita più stoica di un'Italia-Germania 4-3, con in più la defezione di aver giocato con un uomo in meno per un tempo intero e col gol del 2-3 subito ad inizio ripresa. Squadra a livello individuale mostra una qualità che l'anno scorso è venuta a mancare. Ecco, io su questo sono molto d'accordo, perché secondo me il Bari quest'anno, più che il gioco, perché in Serie B è difficile vedere una squadra che attua un bel gioco, il Bari farà affidamento tanto sulle belle giocate. Secondo me le partite le vinceranno i singoli,
Sul forum ho fatto un riferimento qualche giorno fa, l'Inter di Mourinho, una squadra che non aveva un gran gioco, però vinceva le partite grazie alle giocate dei singoli. Il Bari quest'anno che ha giocatori di assoluto livello rispetto alla categoria, quindi potrà puntare, potrà risolvere molte partite e con le giocate dei singoli. Vediamo l'ultimo gol di ieri, è stata una grande giocata, una grande invenzione di De Luca, bravo a portarsi in pratica tutta la difesa dello Spezia e poi ripartire per poi servire Maniero. Quindi secondo me il Bari quest'anno sfrutterà tantissimo questo tipo di giocate. Ma tornando a noi, ieri la partita è stata vista anche da un ex tecnico del Bari, mi riferisco a Nunzio Zavettieri. Nunzio Zavettieri che è stato intervistato a caldo ieri sera da Luca Deleteris subito dopo la fine del match. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni l'ex allenatore del Bari, ricordiamo l'allenatore della famosa remontada. Siamo in compagnia di Nunzio Zavettieri, ex allenatore del Bari. Partiamo subito dal calcio giocato. Un grande Bari ha battuto lo Spezia al San Nicola nella prima giornata di campionato. Una partita di grande livello, di grande intensità, quella disputata dai ragazzi di Mister Nicola. Assolutamente sì, una grandissima partita da parte del Bari che ha confermato tutte le potenzialità di un mercato importante e che sicuramente porterà, e incrociamo le dita, a fare un campionato veramente importante, essere una delle protagoniste di questo campionato. Bene, proprio su per quanto riguarda il mercato, la società ha operato chiaramente con estrema attenzione, mettendo a disposizione del tecnico un enorme potenziale, una squadra davvero importante che soprattutto può dirsi completa in tutti i reparti. Sì, squadra importante che credo abbia tutte le possibilità di affrontare questo campionato difficile nel migliore dei modi. Credo che il mister, come ha anche dichiarato, è molto contento, ha la possibilità comunque attraverso i giocatori che ha a disposizione di poter cambiare anche pelle, quindi credo e mi auguro che ci aspettiamo veramente un grandissimo Bari. Anche se il campionato di Serie B è molto difficile, però ci sono tutti i presupposti per fare un'annata veramente saltante. Chiaramente il Bari ha fatto un mercato davvero importante. Qual è stato però secondo lei il vero colpo del mercato del Bari? Sono arrivati tanti giocatori di grande temperamento ed esperienza, ma chi secondo lei può davvero dare qualcosa in più a questa squadra? Diciamo che la squadra è completa in tutti i reparti, la differenza la farà la capacità di poter gestire momenti negativi del torneo, e però la rosa a disposizione questo te lo può permettere, i tifosi del Bari faranno la differenza. Entrando nello specifico, io credo che il Bari abbia due degli elementi tra i più forti di questo campionato, mi riferisco a Marino e mi riferisco a Valiani. Questo in un campionato così difficile ti può permettere veramente di poter far male in alcuni momenti agli avversari. Io mi aspetto un Bari, oltre che dirompente in casa sotto la spinta dei tifosi, ma che anche fuori casa possa far male a tanti avversari, avendo due mentali così e una squadra così completa. Sì, lei diceva proprio dei tifosi, ancora una volta ha visto, è arrivata una risposta importante da parte del tifo biancorosso al San Nicola. Quanto davvero secondo lei in questo campionato il pubblico può essere un fattore determinante? A nostra esperienza, mi riferisco a due anni fa, credo che sia, oltre che determinante, fondamentale. Sperando che comunque ci sia questa partenza forte da parte del Bari che permetta di avere quella continuità che magari è mancata l'anno scorso, io credo che anche e soprattutto nelle partite fuori casa sarà fondamentale, perché comunque a San Nicola si sa il peso che può avere per tante squadre. Oggi il Bari, diciamo, ha avuto anche la sfortuna, tra virgolette, di incontrare una delle formazioni più forti del campionato, nonostante questo ha sfoderato una grandissima prestazione, ha palesato grande potenzialità, veramente mi auguro di tutto cuore che possa essere l'anno buono. Ecco. Vabbè, sicuramente Nunzio Zavettieri, un tecnico che da come parla si vede che ancora legato alla piazza di Bari, probabilmente avrebbe meritato qualcosina di più insieme al tecnico Alberti dopo quello che ha realizzato con quella squadra. Ricordiamoci la grande impresa sfiorata da quel Bari, arrivato
alle porte della Serie A per poi fermarsi bruscamente. Torniamo ai commenti, c'è il polpo arricciato, si chiama così l'utente, che dice: ero allo stadio con un amico tedesco che, sgombro da possibili pregiudizi, dato che non conosceva nessuno dei nostri, ha detto che De Luca è sprecato per la Serie B e pensava che Vagliani fosse un ragazzino per quanto correva. Poi c'è un commento molto simpatico di Alnex che dice: ieri ho perso 10 anni di vita, perché in effetti il Bari ha dimostrato sicuramente di cambiare spesso pelle durante la partita, perché sembrava una squadra ormai morta, invece poi ha avuto quella reazione. Poi c'è Bitonto Biancorosso che dice: io dico solo una cosa, sperando di non esaltarmi troppo, oggi abbiamo avuto il lusso di avere Rosina in panchina per 90 minuti. Anche questo è un dato importante, perché ricordiamoci l'enorme potenziale a disposizione del tecnico Nicola. Oltre Rosina, ricordiamoci anche Puskas, che era impegnato con la nazionale, un calciatore che a mio modesto parere potrà dare tantissimo a questo Bari, insieme ovviamente a Riccardo Maniero. Bene, torniamo a noi, vediamo un pochino cosa hanno titolato stamattina i giornali, perché Orgoglio Barese vi darà, tanto non capirai, Orgoglio Barese in radio vi darà anche la possibilità di sapere in anteprima i titoli dei giornali, e quindi una mini rassegna stampa. Luca, ci puoi dire cosa titolano i giornali questa mattina? Sì Nicola, quest'oggi ci siamo soffermati sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che titola: Bari cuore batticuore, gol, brividi e sorpassi contro lo Spezia e show, proprio a sottolineare, come dicevi tu, le grandi emozioni vissute ieri al San Nicola, la squadra di Nicola che appunto va in vantaggio di 2 gol, viene recuperata, viene superata dallo Spezia per poi ribaltare il risultato in 10 uomini. E ancora la Gazzetta del Mezzogiorno continua con la goduria di Nicola, proprio a sottolineare il carattere della squadra del mister, che chiaramente ha dimostrato di avere delle qualità importanti. Per quanto riguarda invece Riccardo Maniero, lo sappiamo, attaccante che già è stato a Bari sotto la gestione di Conte nel 2008-2009, la Gazzetta del Mezzogiorno titola: bentornato Maniero, proprio perché l'attaccante fu già protagonista nel 2008 della trionfale promozione in Serie A, sebbene non sia stato un reale protagonista di quella stagione, non avendo mai praticamente visto il campo. Adesso però è tornato un giocatore importante che, non dimentichiamo, l'anno scorso ha realizzato 18 gol in Serie B, 12 con la maglia del Pescara, 6 con la maglia del Catania. Un giocatore sicuramente maturo, un attaccante vero, un bomber di razza, un attaccante che insomma ti può dare la possibilità di fare qualcosa di importante, credo Nicola. Beh sì, assolutamente sì. Tra l'altro ora mi stavo soffermando su un altro aspetto, leggevo un commento di un intanto grazie Luca per la rassegna stampa, di un commento sul forum dove ci si sofferma su Guarna. L'utente in questione dice: squadra che, se avesse un portiere di alto livello, potrebbe stravincere questo campionato. Rada, come dico da tempo, può ritagliarsi un posto importante in questa difesa. Sì, in effetti Rada, non so se sei d'accordo Luca, ha fatto una buona partita, mentre Guarna è apparso un po' incerto sui gol subiti, anche ricordo un'occasione nel primo tempo, un tiro da fuori area non trattenuto bene, però sappiamo che l'ex portiere dello Spezia è in grado sicuramente di difendere la porta biancorossa nei migliori dei modi. Non so se sei d'accordo su questo aspetto, cioè se Guarna è una garanzia o meno. Secondo me Nicola Guarna è assolutamente uno tra i migliori portieri della cadetteria, perché ha dimostrato con la maglia del Bari di garantire quella sicurezza, quella stabilità alla difesa che in altre occasioni è mancata. Per esempio lo sappiamo, l'anno scorso con Donnarumma è mancato qualcosa, che si è poi rivisto con l'innesto di Guarna nella seconda parte di campionato. Per quanto riguarda Rada, assolutamente d'accordo con l'utente, perché ieri è entrato bene, ha dimostrato grandissima sicurezza nella gestione della palla e anche sotto l'aspetto difensivo, e sicuramente potrà dire la sua, rappresenta una validissima alternativa ai titolarissimi del Bari, che ricordiamo dovrebbero essere Di Cesare e Contini nelle idee di mister Nicola. Sì, intanto ieri ha giocato da titolare tutta la partita Tonucci,
che ha alternato cose buone ad altre meno buone, non è stato bravissimo in marcatura sul gol di Nenè su calcio d'angolo, l'ho visto un pochino in difficoltà, però ha anche fatto delle cose buone. Intanto vi ricordo una cosa importante: la replica di questa puntata la potrete riascoltare alle 13.15, sempre ovviamente sulle frequenze dell'altra radio. Tornando a noi, un altro aspetto importante che va a sottolineare l'utente Leo Barri 94, naturalmente possiamo esaltarci dopo tanto tempo. Questo è un altro aspetto importante, perché io quello che stavo notando anche prima della partita di ieri, c'era tanto entusiasmo, tanta voglia di tornare al San Nicola, tanta voglia di poter tifare nuovamente Bari, e questo è sicuramente un altro aspetto importante, perché dopo il campionato dell'anno scorso, che non si è concluso come i tifosi si aspettavano, c'era un po' di apatia nei mesi successivi. Infatti anche la campagna abbonamenti non era iniziata nel migliore dei modi. Poi è stato molto bravo Paparesta, molto brava la società a completare l'organico con dei nomi di assoluto livello, e questo poi ha permesso di avere quell'exploit anche a livello di abbonamenti che abbiamo notato e visto in questi ultimi giorni. Bari che ormai si appresta a battere il record degli 11.000 abbonamenti dell'anno scorso, e questo è sicuramente un dato importante per una piazza che dimostra ancora una volta di non meritare la Serie B e di essere una piazza assolutamente da Serie A. Intanto tra poco sentiremo in collegamento telefonico un opinionista, un giornalista che ieri era al San Nicola e che è già in linea. Perfetto, allora do il benvenuto e saluto l'amico Fabrizio Nitti. Ciao Fabrizio, benvenuto. Ciao Nicola, buongiorno, bentrovati, ben arrivati come trasmissione. Grazie a te. Allora Fabrizio, stavamo commentando questa partita di ieri, ci puoi dire secondo te le note positive, se ci sono state anche delle note negative? Cosa non ti è piaciuto di questo Bari, cosa invece ti ha sorpreso? Ma difficile trovare ciò che, insomma, ciò che non è piaciuto ieri. Al di là di tutto, il finale quasi calcio. Fabrizio, ci sei? Ti sentiamo male? Magari proviamo a richiamare? No, sono qui, vi sento. Perfetto, vai. Dicevo, questa girando ad emozioni un po' ha cancellato tutte quelle piccole incertezze che ci sono state. È chiaro che è una squadra che va migliorata, ma è chiaro che non ci si poteva aspettare la perfezione dopo una partita e una rivoluzione derivata dal mercato. Io sono rimasto sorpreso sia dal carattere che ha dimostrato questa squadra, ma forse bisognava anche aspettarselo considerando il tecnico in panchina, sia anche dall'omogeneità dimostrata durante il match. Anche tatticamente ieri la squadra mi ha favorevolmente impressionato. Perfetto, grazie Fabrizio. Luca, vuoi rivolgere una domanda anche tu a Fabrizio Nitti? Sì, assolutamente. Buongiorno Fabrizio. Volevo chiederti, secondo te, qual è il segreto, qual è la ricetta giusta per portare il Bari lontano, per far crescere questa squadra e per portarla ad alti livelli da parte di mister Nicola? Ma intanto i risultati, perché se ci sono i risultati il morale è sempre alto, quindi si lavora meglio e si acquisisce consapevolezza, più forza nei propri mezzi. Credo che essenzialmente sia questo il segreto. Poi il mister riuscirà strada facendo a trovare quelle soluzioni che renderanno questa squadra ancora più forte. Insomma, l'organico è sotto gli occhi di tutti. Io credo che mai come questa volta, insomma, toccherà all'allenatore far rendere al meglio tutte queste individualità di rilievo che il mercato ha portato qui a Bari. Devo dire che ieri ci è riuscito, quindi già la partenza è buona e quindi meglio così, perché non voglio pensarci se il Bari ieri avesse perso la partita. Insomma, per molti il campionato sarebbe già finito a Bari, parliamoci chiaro. Fabrizio, tornando un pochino all'aspetto tattico, ormai non si è capito il Bari se verrà schierato col 4, ieri siamo partiti col 4-3-3, oppure si è anche parlato e visto nel precampionato un 4-2-3-1, un 4-3-2-1. Secondo te questo Bari
come dovrebbe giocare e secondo te se manca in questa squadra un regista, comunque sia un calciatore in grado di verticalizzare in maniera veloce o comunque sia di dare un po' di ordine a centrocampo? Vabbè, il sogno di tutti è quello di vedere un Bari col 4-2-3-1, considerando tutti gli acquisti che sono stati fatti e le loro potenzialità. Io non escludo che si arrivi a questa formula, perché con calma, trovando le giuste posizioni e le giuste misure, il Bari potrà giocare con questo modulo, come ha giocato ieri lo Spezia. Penso che il 4-3-3 sia sempre, in ogni caso, il modulo in cui tra virgolette ripararsi, è il modulo che copre di più il campo e lo copre meglio, hai doppie, triple posizioni sulle fasce addirittura, quindi anche centralmente sei ben coperto, è fondamentalmente il modulo nel calcio che tiene di più in mezzo al campo. Ma non so se al Bari manca un regista. Ieri è stato molto molto bravo lo Spezia a tener bloccato, a tener praticamente fuori dal gioco Porcari, perché Catellani o Nenè a turno lo imbrigliavano, però insomma, ricordando un po' come Porcari giocava anche nel Carpi l'anno scorso, e mi impressionò favorevolmente, non mi sento di dire che al Bari manchi oggi qualcosa. Comunque c'è gente in grado di verticalizzare il gioco, non dimentichiamo che fuori c'era Rosina, che è uno che per vie centrali o anche partendo dalla fascia è in grado di spaccare le difese avversarie. Io credo che il Bari sia al completo in questo momento. Mi permetto di sottolineare una cosa importante, Fabrizio, non so se sei d'accordo. Secondo me lo Spezia ce lo ritroveremo fino alla fine nelle prime posizioni, perché io erano anni che non vedevo una squadra così ben organizzata e con delle ottime qualità. Cioè, ho visto calciatori veramente dare del tuo al pallone, c'era Della Cuevas, veramente un giocatore di assoluto livello, tutti i calciatori che hanno giocato in Serie A o nella Serie B spagnola, giocatori veramente che fanno dello Spezia una squadra che secondo me, poi vedremo le altre squadre, le altre avversarie del Bari, secondo me tra le prime 3-4 squadre di questo campionato. Fabrizio, io ti ringrazio per essere stato con noi, ci sentiamo a breve, ti auguro buon lavoro con la Gazzetta del Mezzogiorno, che ricordo troverete in edicola, abbiamo letto già qualche titolo prima grazie al nostro Luca Deleteris. Fabrizio, ti ringrazio, alla prossima. Grazie a voi, buona continuazione, alla prossima. Bene, torniamo in studio, dovremmo avere un amico al telefono. Ciao, chi sei? Sì, buongiorno, sono Massimo. Ciao Massimo, allora, ieri era allo stadio, che partita hai visto e soprattutto che emozioni hai vissuto? Sì, allora era allo stadio, naturalmente io non do giudizi troppo tecnici, perché ritengo che noi dobbiamo essere assolutamente tifosi e portare solo entusiasmo, però se proprio dobbiamo entrare un attimo nel tecnico, diciamo che abbiamo visto sicuramente una ottima prestazione, pochi se l'aspettavano, perché naturalmente le critiche erano state tante nel precampionato, in parte giustificate, in parte frettolose, come insomma siamo abituati a fare noi. Anche ieri sera nell'entusiasmo generale ho sentito già qualche mugugno nei confronti di Sansone o di Guarna, però insomma un po' di pazienza da parte di tutti. Massimo, ti volevo fare una domanda. Ieri allo stadio, da quello che si è letto e si è visto anche in qualche foto, sono state apportate delle migliorie, delle zone dedicate alle famiglie, ma non solo. Si parlava anche di alcuni store dedicati appunto alla vendita del materiale Bari. Tu hai visto qualcosa? Hai visto queste migliorie? Hai visto dei cambiamenti? Come l'hai trovato lo stadio San Nicola? Io gli store non li ho visti, era in curva sud, ho visto sicuramente, perché insomma a una certa distanza si poteva notare le migliorie apportate in tribuna est, la zona dedicata alle famiglie, che sicuramente è un'ottima iniziativa. Ho notato sicuramente abbastanza insomma la cura della pulizia dello stadio, molto migliorata. Eravamo alla prima giornata, certo si può dire poco. Si è intervenuti anche sul prato, che era stato danneggiato pesantemente dal concerto che c'era stato a giugno. Sì, di Vasco. Abbiamo perso l'ascoltatore, sì. Ma credo che dovrebbe esserci ci abbiamo. Massimo, ci sei? Sì, ci sono ancora. Sì, perfetto, completa il tuo
completa il tuo intervento. Quindi comunque, nonostante il tempo limitato, gli interventi sono stati fatti tempestivamente, quindi lo stadio era in buone condizioni, nonostante i suoi 25 anni, insomma, che purtroppo ci sono tutti. Però ecco, la società sta cercando di fare il possibile, nonostante la concessione ancora non ci sia da parte del comune, però insomma sta investendo quantomeno sulle spese correnti. Perfetto, grazie Massimo per essere stato con noi, grazie per averci chiamato e continua a seguirci. Dovrebbe esserci un altro amico in linea. Ciao, chi sei? Ciao Nicola, sono Leo. Ciao Leo, benvenuto. Anche tu eri allo stadio ieri? Sì, ero allo stadio. Allora, io vorrei dire due cose. Vai. Uno, sono stato orgoglioso perché all'inizio, fino all'ingresso di Rada, avevamo in campo 11 italiani. Certo. Non è una cosa da tutte le formazioni avere 11 giocatori di alto livello in campo. E poi, secondo me, la differenza quest'anno la farà il nostro terzino Del Grosso, che non è assolutamente un giocatore da Serie B, ma è da Serie A. I cross ieri erano perfetti, le chiusure altrettanto perfette. Secondo me è stato un giocatore superiore ieri, oltre al solito, vabbè, De Luca, Valiani, ma Del Grosso ieri mi ha stupito tantissimo. Secondo te ci sarà ancora spazio per Gemiti, oppure ormai le gerarchie sono ben definite con Del Grosso titolare e Gemiti riserva? Secondo me Del Grosso se lo toglie è pazzo, perché come ha giocato ieri è impossibile trovare un giocatore che gioca così, eh. Beh, sicuramente in fase di spinta, io l'ho visto bene anche a livello difensivo, perché copriva assolutamente bene. Mentre dall'altra parte il cross che ha fatto, il gol di De Luca, il pallone in testa gliel'ha messo, eh. Sì, bellissimo cross, ricordiamoci anche il cross e l'intervento di Sabelli sul primo gol. Sabelli, c'erano dei dubbi su di lui perché doveva partire, era un po' in dubbio la sua permanenza, invece ieri mi sembra di aver visto un ottimo Sabelli, che ne pensi? Sì, Sabelli ha giocato benissimo, ma ormai Sabelli lo conosciamo. Io ho seguito anche il Bari nelle varie amichevoli. Vabbè, non mi ha impressionato, io ero molto preoccupato, ma c'è stata un'evoluzione. Ci sei Leo? Mi senti? Sì, ora sì, vai, continua. Stavo dicendo, io ho seguito il Bari anche nelle varie amichevoli. Sì. Ieri c'è stata un'evoluzione spaventosa, cioè i giocatori che stavano in campo ieri non sembravano quelli che ho visto sia a Matera, a Salerno, a Monopoli e via dicendo. Anche a livello tattico, a livello di organizzazione di gioco, hai visto qualcosa di diverso? Completamente diverso. Poi ho visto 11 giocatori che hanno veramente dato il cuore in campo, tutti e 11. Poi porta via due centrali, per questo De Luca secondo me quest'anno farà una marea di gol, perché i centrali o seguono Maniero o lo lasciano libero e lo punisce, eh? Ieri si è mangiato un gol quando ha preso il palo, però poi si è subito ripreso segnando sul cross di De Luca. Però sì, sicuramente un Maniero che nel primo tempo non aveva impressionato, però molto molto bene nel secondo tempo, molto bravo a farsi trovare pronto sugli assist di De Luca. Perfetto Leo, noi siamo in chiusura, ti ringrazio per essere stato con noi, continua a seguirci. Grazie, vi seguirò anche sul Voglio Varese. Buona giornata Nicola, ciao. Grazie a te. Bene, vi ricordo che la replica la potrete ascoltare quest'oggi alle 13:15, mentre noi torniamo domani alle 7 in diretta. Per il momento è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Tanto Non Capirai, Orgoglio Varese in radio, Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli, un saluto anche da Luca Deleteris. Un saluto, buongiorno. La senti questa voce? Tanto non capirai. Orgoglio Barese su L'altra radio.